Grazie cari telespettatori, come ogni settimana, della vostra presenza a fatti e commenti. E quest'oggi parleremo di Interporti e parleremo poi della inaugurazione del ninfeo sotterraneo qui ad Orte, appunto, che si svolgerà l'iniziativa domenica prossima. Ecco, subito al telefono abbiamo l'onorevole Mauro Rotelli di Fratelli d'Italia, componente, lo ricordo, della nona commissione parlamentare Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Grazie onorevole Rotelli. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Ecco, io parlerei brevemente al telefono della proposta di legge, appunto, che porta come primo firmatario l'onorevole Rotelli, legge quadro in materia di Interporti. Ecco, quali sono gli elementi fondamentali di questa proposta di legge che sta andando in discussione in commissione e quali sono gli effetti che prevedete si possano riverberare negli Interporti, nel sistema degli Interporti italiani, in particolare per l'Interporto della Tuscia e l'Interporto Centro Italia di Orte. Sì, allora, intanto vi ringrazio perché è importante anche raccontare qual è l'attività parlamentare, la nostra, del gruppo di Fratelli d'Italia, ma la mia in particolare per quanto riguarda questa proposta di legge è la mia prima firma e quindi ci tengo in maniera particolare a raccontarla e a spiegarla perché l'idea è quella proprio di dare una riorganizzazione generale e nazionale a quella che è la tematica relativa agli interporti, che mai fu così di primo piano e al centro del dibattito politico nazionale, soprattutto nelle ultime settimane da quando si è iniziato a parlare della cosiddetta Via della Seta e quindi quando è cominciato a decollare tutto il racconto, il dibattito su naturalmente i trasporti, ma anche la logistica, perché poi senza l'uno non si fa l'altro. Ebbene, in Italia non c'è una definizione precisa di che cosa sia o è un interporto, non c'è una definizione di carattere giuridico, cioè qual è la formula giuridica e la personalità giuridica stessa che un interporto deve avere, non c'è una definizione di quelle che possono essere risorse nazionali, ma anche risorse che possono venire fuori direttamente dalla gestione degli interporti, che come molti sanno, in alcuni casi, quasi in tutti, visto che il sistema degli interporti italiano è composto da 24 interporti in Italia, non c'è una modalità di autofinanziamento che potrebbe derivare per esempio dall'utilizzo dello sdoganamento che avviene all'interno di molti di questi interporti, basta o basterebbe riversare su di questi per le infrastrutture una percentuale, no, di quello che viene riscosso attraverso lo sdoganamento delle merci. Ho provato a mettere tutto questo insieme all'interno di questi 8 articoli, questo articolato che ho presentato addirittura a ottobre del 2018, che finalmente è atterrato, diciamo, dopo essere stato stampato e corretto dagli uffici della Camera in Commissione Trasporti ed è stato assegnato alla Commissione Trasporti, dove ne faccio parte, il 15 marzo passato. A questo punto deve, come si suol dire in termini tecnici, il provvedimento deve essere incardinato, quindi deve iniziare la discussione. Io mi auguro che ne derivino una serie di altre proposte, anche emendative, migliorative, perché non parto naturalmente dalla presunzione di aver scritto i migliori 8 articoli che possano, diciamo, risolvere tutte le questioni collegate all'intermodalità e agli interporti stessi, però già sento un forte apprezzamento da parte, per esempio, di tutti gli operatori che lavorano su queste piattaforme, compreso naturalmente quella di Orte, e non è a caso naturalmente che io ho preso C'è questa. spunto da quella nostra della nostra provincia, anche se vi devo dire che sull'asse della trasversale che collega Orte a Civitavecchia, poi ce n'è un altro di interporto, sempre nel porto di Civitavecchia, quindi insomma gli interessi dell'asse di sviluppo che sappiamo è fondamentale per la Tuscia, per Orte, ma anche per tutti i comuni che viene attraversato, che vengono attraversati da questa infrastruttura, mi ha fatto prendere questa direzione e quindi mettere giù, diciamo, con tutta una serie di esperti e di collaboratori, questa proposta di legge che ora attende di essere discussa. Bene, ecco, noi ringraziamo l'onorevole Rotelli e sicuramente avremo modo di averlo, speriamo, in studio per approfondire questa e altre tematiche che riguardano appunto la sua attività di parlamentare. Grazie onorevole Rotelli e buon lavoro e a presto. Grazie anche a voi, con grande piacere sono a vostra disposizione. Buona serata. Grazie e buona serata. Ecco,
E dopo aver parlato degli interporti, lo ricordiamo importante questa proposta di legge che sicuramente porterà degli effetti positivi per il sistema degli interporti e in particolare per l'interporto Centro Italia di Orte. Ed ora passiamo a un evento culturale molto importante per Orte, ma non solo, e ne parliamo insieme con la dottoressa Valeria Dubaldo, consigliere delegato alla cultura del Comune di Orte. Buonasera. Grazie Valeria, e con il dottor Giancarlo Pastura, archeologo e direttore scientifico di Orte Sotterranea. Buonasera. Grazie per la vostra presenza. Ecco, al consigliere delegato alla cultura, ecco, se ci descrive questo evento importante, lo sappiamo per il turismo della città di Orte, questa inaugurazione del Ninfeo Rupestre, lo sappiamo dopo tanti anni di chiusura. Ecco, a te un po' il quadro di Sì. questa bella iniziativa che si svolgerà, lo ricordiamo, domenica 7 di aprile. A partire dalle 16:30, sì, è veramente con grande soddisfazione, insomma, che l'amministrazione comunale è riuscita a riaprire questo ninfeo. Abbiamo fatto un accordo nella persona del sindaco, è stata stipulata una convenzione con la famiglia Zuppante, e il ninfeo verrà riaperto in determinate date, ma comunque poi la famiglia sarà sempre disponibile ad aprirlo anche in eventi speciali, in occasioni speciali. Comunque già nei fine settimana sarà di nuovo fruibile. È appunto una bella soddisfazione perché il ninfeo rappresenta tanto per gli ortani e anche per i turisti poi che verranno. Gli ortani lo considerano proprio un posto speciale, non soltanto per il suo valore artistico, ma anche perché molte persone lì dentro durante la guerra si andavano a rifugiare. Perciò la mia stessa nonna, per dire, che abitava lì vicino, andava lì. Perciò ecco, Orte ha un legame speciale con questo posto e siamo veramente contenti che siamo riusciti a renderlo di nuovo fruibile. E per celebrare questo evento, quale occasione migliore di fare uno spettacolo particolare, speciale, proprio appunto come questa occasione. Io avevo saputo appunto che c'erano questi artisti che avevano fatto uno spettacolo particolare nelle cisterne di Amelia, uno spettacolo legato all'acqua, allo scorrere dell'acqua, l'acqua, no? Come simbolo di vita. E proprio per risvegliare il genius loci, no? Del ninfeo, proporremo questo spettacolo che verrà attuato da tre artisti, è multisensoriale su vari livelli. C'è Stefano De Maio, che è un attore e un autore, e reciterà una sua pièce tra dalle memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar e porterà appunto accompagnerà i turisti in questo percorso. Poi c'è Igor Borozan, che è un pittore che viene dalla Jugoslavia, da tanti anni sta a Terni, ha aperto una Accademia delle Belle Arti, l'ha tenuta per oltre 20 anni a Terni, che dipingerà l'acqua. Attraverso i Bellissimo. suoni in estemporanea dipingerà l'acqua e coinvolgerà gli spettatori. E poi c'è Paul Harden, che è un progettista del suono e un videomaker, che creerà con delle clip delle emozioni sensoriali, diciamo. Perciò ecco, lo spettatore sarà completamente avvolto da questo spettacolo. Non sarà una semplice visita. Potevamo fermarci alla semplice visita, però veramente abbiamo voluto stupire Stupire. con effetti speciali. Sono sicura che il pubblico apprezzerà. L'abbiamo fatto veramente perché era molto importante, insomma, e volevamo coinvolgere il pubblico, farlo partecipare in prima persona. A Ecco, lo ricordiamo, questo spettacolo si svolgerà domenica 7 a partire partire dalle 16:30, 16:30. perché poi entreranno a gruppi, defluiranno, usciranno ed entreranno altre Ecco, è persone. l'ingresso, lo vogliamo ricordare anche per l'ingresso dove si trova Noi ci dal troviamo punto di tutti vista a Piazza Belvedere Piazza e lì ci Belvedere. sarà l'attore Stefano De Maio che porterà le Le persone. persone al ninfeo. Ci sarà anche la
Proloco, che offrirà un assaggio del dolce tipico ortano, il carciofo. Sarà una festa, insomma. Una bella festa. Sì. Ecco, io con il dottor Giancarlo Pastura vorrei approfondire un po' i termini tecnici, diciamo, archeologici e culturali di questa iniziativa. Vorrei ricordare, e dalla locandina lo deduciamo, che saranno anche presenti ospiti del sindaco Giuliani, ecco, dell'assessore Paolessi e di Valeria Tubaldo alla cultura, e Margherita Ekeberg e Maria Letizia Arancio, che sono della sovrintendenza, hanno dato, ecco, questo dando la loro adesione è anche il sintomo dell'importanza anche dal punto di vista archeologico che ha questa iniziativa. Ecco, a Giancarlo Pastura, diciamo l'elemento tecnico della visita, come il ninfeo si presenterà e soprattutto quali sono i collegamenti che la visita al ninfeo dovrà avere con il resto di Orte Sotterranea, degli itinerari di Orte Sotterranea. Allora, innanzitutto colgo un attimo l'occasione per sottolineare la vicinanza della sovrintendenza, che non è nuova a partecipare ai nostri eventi e alle nostre iniziative, anzi sta dimostrando una certa sensibilità verso il patrimonio di Orte, che si scopre anche con questo evento di domenica sempre più ricco. E ti rispondo nella duplice veste scientifica e di presidente dell'associazione Veramente Orte per quello che riguarda gli aspetti gestionali. Dal punto di vista tecnico, scientifico, il ninfeo è sicuramente un'opera eccezionale. È un'opera eccezionale per tanti motivi, che non sono solo quelli legati ai giochi d'acqua, alla magnificenza dell'opera in sé, ma anche per le storie che racconta già in antico, ma anche quelle di cui si è già accennato in epoche più drammatiche e più recenti. Ma la cosa sensazionale è lo spaccato che riesce ad offrire di tutta la vita e di come l'uomo sin dalle origini ha saputo sfruttare le proprietà del masso roccioso su cui poi viviamo. Diciamo che il ninfeo è articolato su tre livelli, fondamentalmente quello da cui si accede, il giardino, che era poi l'orto pensile delle monache di San Giorgio in età pienamente medievale, e poi i complessi sottostanti, dove c'è una sovrapposizione di epoche che poi i visitatori potranno scoprire. Abbiamo resti dell'antico acquedotto che sono stati tagliati, defunzionalizzati però per far posto agli spazi del ninfeo. Abbiamo il ninfeo, quindi i giochi d'acqua, ma abbiamo anche i forni, le attività postume all'utilizzo del ninfeo, le raccolte d'acqua e poi le cose che escono quando lo vivi un posto. Quando lo vivi scopri che lungo le pareti ci sono graffiti che non avevi mai visto e che non avevi mai pensato ci fossero. Quindi, ecco, frequentando il sito in questo periodo, anche per preparare l'apertura, per preparare i percorsi di visita, sono uscite tante cose che preferisco non anticipare in questa sede. Invece, dal punto di vista gestionale, chiaramente il ninfeo sarà integrato all'interno del percorso di Orte Sotterranea nelle disponibilità già accennate da Valeria, quindi per ora il fine settimana, ma insomma vediamo poi strada facendo anche come coordinare le cose. Adesso diciamo che sicuramente ci sarà una fase sperimentale. In questo momento la cosa principale, l'impegno principale dell'associazione è stato quello di pensare a come gestire il flusso dei turisti all'interno della struttura. Quindi, soprattutto grazie all'impegno di due associati, abbiamo pensato come fare, creare un percorso a senso unico che permetta a più gruppi di frequentare la struttura contemporaneamente senza mai incontrarsi, perché forti delle esperienze che abbiamo con il Cunicolo, comunque sia, siamo riusciti, soprattutto grazie a loro, a trovare le soluzioni giuste. Quindi una volta sistemati questi aspetti tecnico-logistici, c'è quello invece della gestione del flusso turistico generale, e questo è un problema un po' più grande, nel senso che è un bel problema, nel senso che porta solo bene, però si tratta di integrare il ninfeo con quanto Orte Sotterranea che offre, che non è comunque poco, perché abbiamo già Colombaie, Cunicolo, Pozzo di Neve, una guida che va a durare all'incirca 2 ore. Come
incastrare tutte queste emergenze, le incastriamo con un sistema che adesso pubblicheremo con una comunicazione abbastanza attenta, in maniera tale da non rendere scoperto e da non svalutare alcun sito, perché la vera cosa importante è non svalutare altri siti, tutto, ma di cercare di integrare più possibile l'offerta turistica, anche in modo da costringere il visitatore magari a non fare tanto il mordi e fuggi, ma a fermarsi nel territorio, magari sperando anche in una più grande collaborazione, partecipazione e iniziativa del resto del tessuto cittadino. Bene, ecco, Valeria D'Ubaldo, brevemente, come questa iniziativa appunto di domenica 7 di aprile si inserisce un po' in questa primavera, in queste iniziative che poi a livello culturale ci sarà maggio sicuramente, la festa dei Santi Martiri, ecco, come si inserisce nel panorama turistico-culturale di Orte? Possiamo fare un po' questo piccolo... Sì, beh, ecco, abbiamo appunto un'offerta molto, molto ampia, molto ampia per questa primavera. Ovviamente il clou ovviamente sarà la processione del Venerdì Santo. Nel periodo delle feste pasquali abbiamo già inserito una mostra che riguarda il passaggio della Mille Miglia. È una mostra itinerante e la terremo aperta sempre nella stanza accanto all'ufficio turistico, dove avevamo già fatto altre mostre, e appunto è una mostra che parte dall'Umbria, perciò porta già con sé, diciamo, un seguito di visitatori. E poi ci sono appunto le festività dei Santi Martiri, anche lì stiamo vedendo di farlo su 2 giorni e di offrire anche uno spettacolo teatrale il sabato, esatto. Oltre poi il concerto. Ricordiamo della banda la terza domenica di maggio, credo che siano il 18 e il 19, sì. Sabato 18 e domenica 19. E poi ecco il 14, intanto ve lo anticipo, c'è l'inaugurazione del sentiero del CAI. Cioè, praticamente abbiamo tutti i fine settimana impegnati per noi, per gli ortani, per i turisti. Orte è viva e io ecco mi auguro che la gente se ne accorga. Magari sì, a volte ci possono stare dei disagi, il parcheggio, la strada chiusa, però Orte stiamo cercando di farla crescere, ecco. Un altro evento che volevo che tu parlassi è anche la riapertura della biblioteca, la fruibilità della biblioteca comunale. A Orte Scalo, nel Palazzo di Vetro, i ragazzi dell'associazione insomma si stanno dando aperto... da fare, è di nuovo visitabile. Lo ricordiamo tutti fruibile. I giorni, se non vado errato, c'è un orario. L'orario l'ho letto pomeridiano, però non me lo ricordo, fino però alle 19. L'ho letto sul manifesto, però adesso non me lo ricordavo. C'è questo, però sì. Questa possibilità. Sì, 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 sì. E ecco, come bene dicevi te, un'evidenza particolare, perché c'è stato un impegno particolare anche della Prologo, lo ricordiamo, dell'assessorato al turismo e della Prologo, questi itinerari del CAI, del Club Alpino Italiano. Del 14 aprile, l'appuntamento, non so se magari verrà a parlarne il presidente della Prologo, però intanto un accenno, appuntamento. Ce l'ha anticipato. Sì, 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 ecco, l'appuntamento è al piazzale di Orte Scalo, e poi si salirà fino a Parco San Marco e si ritornerà in piazza. Anche questo per apprezzare, diciamo, il Ninfeo è all'interno del centro storico di Orte Sotterranea, mentre questi itinerari sono itinerari esterni che però comunque fanno parte, no, del nostro territorio, delle bellezze del paesaggio. Del paesaggio. Sì, sì. Bene, ecco, io ringrazio di questa bella panoramica culturale che ci hanno dato i nostri ospiti. Li ricordo la dottoressa Valeria D'Ubaldo, consigliere delegato alla cultura, e il dottor Giancarlo Pastura, archeologo e direttore scientifico di Orte Sotterranea. Grazie. E l'appello è di partecipare numerosissimi a questa iniziativa di domenica 7. Grazie. E a risentirci.